grazie per la disponibilità. In anticipo, Eraldo Pecci. Allora, lei dice che questo calcio è un po' diverso da quando giocava lei, ma secondo lei cosa serve per farlo ritornare un po' coi piedi per terra questo calcio? È diverso, non è detto che sia peggiore o migliore, è diverso, il mondo va avanti e le situazioni cambiano. Certo che adesso c'è una difficoltà economica palese, per cui dovranno prendere i provvedimenti. Non sono io un esperto di queste cose, ma vedo che molti giocatori stentano a rinnovare, molte società hanno dei deficit altissimi, sono in difficoltà, per cui dovranno trovare dei rimedi loro. C'è qualche giocatore che ne ricorda un po' le sue caratteristiche oppure un calciatore di oggi chiaramente? Beh, non lo so, probabilmente sì, ci sono dei giocatori che hanno questo modo di giocare, ma ognuno chiaramente è se stesso, sì. Io ero un regista basso e oggi ce ne sono ancora, ce n'è qualcuno, c'è uno adesso che è candidato a Pomodoro, a Giorgini, ce ne sono diversi, insomma, che fanno questo modo di giocare. Ultima domanda, fra poco, fra qualche giorno sarebbe stato il 61esimo compleanno di Diego Armando Maradona. Lei sì. Prima l'ha citato, che ricordo ha comunque? Un ragazzo meraviglioso, un amico che mi mancherà, una persona che era stata scelta per portare il calcio tra di noi e l'ha fatto benissimo. Tutti quanti siamo uomini, magari molti pensano più ai difetti che ai pregi di un uomo, ma Diego aveva più pregi che difetti, anche se ripeto, molto è stato detto su di lui e anche in un brutto modo. Io tantissimo ricordo di Diego e credo che non sentirete mai parlare male di Diego, da chi l'ha conosciuto, una grande figura. Ultimissima domanda, chi vincerà il campionato? Secondo me l'Inter ha una possibilità in più delle altre, però è un campionato dove 5-6 squadre se lo possono giocare, per cui sarà equilibrato. Va bene, grazie per la disponibilità.